Spettatori di Fiumicino Online, oggi siamo al comune di Fiumicino. Dopo il servizio che avevamo fatto, avevamo chiesto a voi, cittadini di Fiumicino, che cosa volevate chiedere per questo 2014 al sindaco. Siamo qui appunto per ascoltare le sue risposte. Salve sindaco, e nei scorsi giorni siamo andati per le strade di Fiumicino ed abbiamo chiesto ai nostri concittadini se c'era qualcosa che volevano chiedere all'amministrazione comunale e a lei per questo 2014. È emerso comunque che il problema principale sono sia una maggiore pulizia per le nostre strade, un ritocco per quanto riguarda la viabilità e poi i giovani ovviamente chiedono lavoro. Lei cosa risponde? Beh, intanto sulla pulizia della città mi sembra che abbiano ragione. Abbiano ragione, io l'ho detto diverse volte, non sta funzionando bene. Non sta funzionando bene il rapporto con questo consorzio che fa il servizio sui rifiuti, sulla pulizia della città. Adesso stiamo tentando di rimettere in discussione anche alcune parti del contratto. Mi auguro che nel giro di veramente massimo una mesata, un mese e mezzo, insieme alla provincia, lo stiamo facendo non da soli, insieme all'amministrazione provinciale, riusciamo a determinare quel nuovo clima, quella nuova situazione, in modo da ripartire molto velocemente alla grande sulla questione della differenziata, sulla pulizia, sul decoro del coro della città. Il tema della viabilità è un tema, anche questo altrettanto vero, in particolare qui a Fiumicino, con un impatto enorme sul traffico aeroportuale e in particolare in alcuni momenti di punta. Il pomeriggio, per esempio, è un momento di punta, il momento al pomeriggio sera, quando naturalmente c'è un deflusso dell'aeroporto, soprattutto di chi lavora dentro l'aeroporto, verso la direttrice. Che va appunto ad Ostia, quindi via dall'aeroporto, via dalla Scafa, e tutte le volte che succede, purtroppo succede molto spesso, un intasamento su via dall'aeroporto, c'è così un utilizzo del Ponte 2 Giugno e quindi della viabilità interna della città di Fiumicino che crea una situazione di tilt, e quindi crea una situazione di disagio enorme, che tutti i giorni diciamo, siamo costretti a sopportare. Chiaro che gli interventi non sono di cartelli stradali, questo mi pare che tutti quanti possono ben capirlo. Il problema si risolve con interventi di carattere strutturale, stradale, e quindi ecco perché stiamo continuando a fare, come ci ha chiesto la sovrintendenza archeologica, i sondaggi per il sottopasso in sostituzione del Ponte 2 Giugno. Io francamente voglio fare un po' un sogno, penso che sia veramente, se riusciamo a farlo, se riusciamo a realizzarlo, la soluzione vera del problema. E quindi non il ponte con tutte quelle difficoltà del caso, ma una viabilità che sia una viabilità all'altezza della situazione. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di ritocchi sulla viabilità, più, diciamo, più spicciola, diciamo, più marginale, ma che però marginale non sono, che naturalmente bisogna adottare. Comunque ci stiamo lavorando, diciamo, abbastanza anche rapidamente. Poi c'è un tema che dei temi che riguarda il lavoro. Che riguarda il lavoro, i giovani chiedono lavoro, i giovani sono le persone più colpite dalla crisi che stiamo attraversando. È vero in altri paesi europei, però a Roma nel Lazio, a Fiumicino, Roma, quando parlo di Roma parlo dell'area romana, diciamo, di questa, diciamo, area metropolitana romana, dove noi siamo uno dei pezzi pulsanti, uno dei pezzi importanti di quest'area romana, naturalmente sta in profonda crisi produttiva,
addirittura adesso se rischiamo veramente un colpo fortissimo con le 5.000 persone di ex Alitalia che sono in cassa integrazione, sta scadendo, e poi ci sono adesso, sembra, io spero di no, francamente, che si possa governare bene questo processo, la ristrutturazione ulteriore dell'Alitalia. Poi ci sono però le espulsioni continue dagli aeroporti romani, cioè un precariato che è un precariato diffuso, e poi non si trova lavoro, non si trova lavoro. Io che il lunedì faccio, ricevo le persone, la gente, i cittadini, cittadini normali, cittadini comuni che vogliono venire a parlare col sindaco, hai la fila interminabile dei curricula. Ti danno, ti mettono a disposizione il profilo del proprio figlio o della persona stessa che viene da me e così via, magari che non trova lavoro, ha perso lavoro, eccetera, eccetera. Ora, chiaro che il comune da solo qui non ce la può fare. Il comune sta tentando di fare tutte le cose che è possibile fare, però qui serve un piano nazionale sul lavoro, serve un piano straordinario veramente sul lavoro e soprattutto sul lavoro giovanile. E credo che questo sia lo sforzo delle istituzioni che bisogna fare. Queste sono state le parole del nostro sindaco. Ovviamente adesso aspettiamo che qualche situazione si sblocchi. Dal comune di Fiumicino è tutto. Un saluto da Fiumicino Online, Matteo Cassino.